Buonasera amici e amiche, eccoci qua, siamo ITC Wash San Giorgio di Acerra in provincia di Napoli, stiamo per incontrare il vicepresidente della Camera, onorevole Luigi Di Maio. Sta facendo un giro, un tour elettorale per le varie aziende produttrici della Campania, dove incontrerà le eccellenze ma soprattutto anche le maestranze, un Movimento 5 Stelle che cambia pelle. Dal contatto attraverso il web comincia a contattare imprenditori, un nuovo modo di cominciare a fare politica per il Movimento 5 Stelle, che viene tra l'altro da due esperienze non certamente esaltanti, che sono l'amministrazione della città di Torino con il sindaco Appentino in serie difficoltà e lo stesso per la città di Roma con amiche, siamo il finalmente sindaco con l'onorevole Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera. Presidente, un Movimento 5 Stelle che cambia pelle, o sbaglio, perché da parlare al popolo, alla gente, alla rete, adesso comincia a parlare alle aziende, un tour importante fra le eccellenze campane. Il primo popolo italiano sono proprio gli imprenditori e le aziende. Qui ci sono eccellenze del territorio, dal nord al sud in questo paese, solo che se gli imprenditori del nord sono degli eroi, quelli del sud sono dei supereroi, perché oltre a dover combattere con la burocrazia, dover combattere con il livello di tassazione, ogni giorno hanno anche seri problemi di infrastrutture, seri problemi con la pubblica amministrazione, seri problemi anche a volte con la criminalità organizzata. Però ci fanno grandi nel mondo. Io sono venuto a visitare una di quelle aziende insieme a tante altre che ci stanno facendo grandi nel mondo per l'export. Abbiamo battuto tutti i paesi, se ne sta vantando la politica di Roma, ma noi siamo tra i primi in Europa per export nonostante la politica, grazie ai nostri imprenditori, che prima di tutto sono venuto a ringraziare, perché quello che stanno facendo con un livello di tassazione al 60% e una burocrazia che gli costa 7.000 euro all'anno e 130 giorni all'anno di adempimenti è qualcosa da supereroi. E tra l'altro incontrare queste realtà significa avere l'opportunità di ricordare quali siano le soluzioni per risolvere questi problemi. Noi dobbiamo cominciare a eliminare un po' di leggi, dobbiamo smetterla di fare leggi, perché oggi quando qualcuno crea valore in questo paese e fa impresa finisce sempre imbrigliato nella ragnatela delle mille normative. Eliminiamole. Abbiamo un piano di 400 leggi da abolire con una legge appena ci insediamo come governo. E poi l'abbassamento del costo del lavoro. Il Made in Italy non potrà mai essere robotizzato, perché chi lavora al Made in Italy fa un lavoro artigianale, certosino, però per assumere un lavoratore in un'azienda del Made in Italy oggi ti costa più di quello che gli dai di netto, e dobbiamo abbassare il costo del lavoro. Abbiamo un progetto di manovra shock sulle imprese per abbassare la tassazione sul costo del lavoro, che significa favorire il Made in Italy. Infine le normative europee, il problema legato alle tante certificazioni europee che devono subire le nostre imprese, non possiamo scaricarle su di loro. Lo Stato deve essere più semplice, per essere più semplice deve, riconfermo la stessa proposta, abolire un po' di leggi.